Proseguiamo, buongiorno a tutti. Innanzitutto, proseguiamo con la nostra carrellata dei trofei monomarca in Italia Rally. Ritroviamo Guglielmo Giacomello dopo la chiacchierata dei giorni scorsi sull'Italia Trophy. Guglielmo, da tanti anni associamo la tua persona ai trofei Renault. Non ci hai voluto deludere neanche quest'anno, per cui parliamo di Clio Trophy Italia, trofeo monomarca dedicato alla vettura, alla Clio di classe RB5. Guglielmo, allora si parte. Sì, buongiorno a tutti, grazie Claudio della possibilità di dare alcune informazioni del Clio Trophy Italia 2021. Sì, siamo arrivati un po', come può dire, all'ultimo minuto, però ci siamo, questa è la cosa importante. Anche il 2021 non è un anno semplice, anche per tutte le case automobilistiche in generale, il settore non è il massimo, però Renault ha voluto esserci e questo mi fa veramente molto piacere. Quindi riconfermiamo il Clio Trophy, che è un trofeo, ricordiamo, con le vetture di nuova generazione Renault, la Clio RS Line nella versione Clio RB5, quindi una nuova categoria con l'omologazione FIA internazionale. Quindi questa vettura, oltre nel territorio italiano, occorre in tutto il mondo, da un Rally Sprint ai Rally Monte Carlo mondiale. Questo è una cosa importante anche per dare una comunicazione ai piloti che con questa vettura loro si possono cimentare in tutte le gare specialità di rally in Italia e Nello stesso motivo anche i noleggiatori la possono noleggiare praticamente in tutte le varie tipologie di rally in Italia. hai detto giusto, quindi anche i team, quindi i proprietari di queste vetture, potranno noleggiare la vettura sia nelle gare nazionali ma internazionali, quindi anche su campionati maggiori di quelli in Italia, quindi Oltralpe, quindi a livello anche europeo e mondiale, perché questa vettura ha già partecipato a queste competizioni con ottimi risultati nella categoria dove si trova. Bene, allora cominciamo a esaminare le varie componenti. Abbiamo parlato della vettura, parliamo degli appuntamenti innanzitutto, in che campionati li troveremo e quali sono i gradi. Sì, spiego un po' com'è la struttura del trofeo del 2021. Si è pensato di fare due fasi, una fase 1 e una fase 2 del trofeo. Troviamo in questa prima fase una gara extra trofeo, che sarà l'appuntamento del Rally del Ciocco, prima gara anche di campionato italiano R1 e anche con validità del campionato italiano appunto assoluto come gara. Questo darà il modo intanto ai piloti di conoscere, per chi non ha mai corso con questa vettura, la vettura, e quindi anche cimentarsi una gara importante con la possibilità di acquisire anche punteggio nel campionato italiano R1. E si è pensato in ogni caso, anche se poi, come dirò, la prima gara è ufficialmente del trofeo, sarà il Rally Sanremo. In questa gara premieremo in denaro i primi tre classificati del Clio Trophy a bordo delle vetture, con un montepremi di 1.500 euro al primo, 1.000 euro al secondo e 500 euro al terzo. Fatto questa gara extra trofeo, dove quindi non diamo punti, iniziamo con la vera prima gara del trofeo, che è il Rally Sanremo, quindi appuntamento alla domenica dell'11 aprile, il weekend dell'11 aprile a Sanremo. In questa fase, quindi in questa prima gara, il montepremi sarà dato, corrisposto ai primi quattro classificati assoluti, con rispettivamente 2.000 euro al primo, 1.500 al secondo, 1.000 al terzo e 700 euro al quarto. E abbiamo pensato anche, come nel 2020, di premiare il primo giugno, il pilota nato dopo il 31 dicembre 1992, con 1.000 euro, che quindi sommando ai 2.000 euro può arrivare anche a 3.000 euro a gara come premio finale.
La seconda gara è il weekend del 9 di maggio in Targa Florio, gara prestigiosa, è importante essere anche... Poi si ritorna in Sicilia, insomma. Sì, in terra siciliana dopo diversi anni che non eravamo presenti, e anche qui come direi Sanremo vale anche per il campionato italiano R1. Quindi anche i piloti potranno già in questi tre mesi acquisire un punteggio importante per il proseguo anche del campionato federale. Anche qui lo stesso medesimo Montepremi del Rally Sanremo, per poi passare alla seconda fase, quindi chiamiamola fase 2, dove abbiamo individuato ulteriori 4 gare, e la prima gara di questa fase 2 sarà il prestigioso Rally di Arba, che è a metà giugno, per poi seguire a luglio con il Rally della Marca, quindi due gare del 5RC. In settembre saremo ancora in terra del campionato italiano, quindi con il Rally di Emilia, per poi finire a Due Valli, che è il nostro solito appuntamento finale stagionale. Rispetto però alla fase 1, quindi abbiamo in questa fase aumentato anche il Montepremi, quindi prendiamo sempre i primi 4 assoluti con rispettivamente 2.500 euro al primo, 2.000 al secondo, 1.500 al terzo e 700, confermato sempre il 1.000 euro per lo junior cumulabile, quindi 3.500 euro se il pilota junior vince la classifica di ogni singola gara nella fase 2. Senti, scusa, io ogni tanto ti interrompo. Allora, abbiamo capito che c'è differenza tra la prima e la seconda fase per quanto riguarda il Montepremi, e da un punto di vista di regolamento sportivo, di campionato, punteggi? Allora, in queste 6 gare, quindi del trofeo, i punteggi, intanto i risultati utili che il pilota potrà portare saranno 4. Perché abbiamo pensato 4? Dato che ci sono anche delle richieste di vetture da parte di team nuove, come tutte le cose, per ricevere le vetture non ci vuole proprio 10 giorni, quindi si è pensato di dare la possibilità ai team che vogliono in ogni caso approcciarsi al nuovo nostro trofeo, quindi acquisire la vettura e partecipare al trofeo, di dare la possibilità anche di iniziare leggermente un po' più tardi, sapendo che sulle 6 gare il pilota può portare 4 risultati, quindi anche se uno inizia un po' più avanti della prima gara, ha la possibilità, logico, come tutte le cose, deve andare tutto liscio, ma allo stesso concorrere al Montepremi finale, che ricordiamo è stato istituito lo stesso oltre a quello di gara, che al primo assoluto, a termine appunto del Clio Trophy Italia, avrà 5.000 euro, che saranno anche eventualmente sommabili al 5.000 euro dello junior se il pilota appunto vincerà questa classifica. Quindi in totale qui questo pilota un po' più, chiamiamoli i giovani, potranno portarsi a casa anche 10.000 euro finale, dato che è cumulabile. Scusa, a chiarimento, per cui non c'è nessun obbligo di fare per quanto riguarda il campionato, fatto di dover fare una delle prime gare della prima fascia? No, non è obbligatorio. Questo proprio perché forse come l'anno scorso dobbiamo tenere conto della problematica dove stiamo vivendo, e anche della forse difficoltà magari inizialmente di reperire qualche partner, qualche sponsor. Quindi massima flessibilità, in ogni caso uno può decidere di fare entrambi, ma anche appunto puntare sulla seconda parte, no, del trofeo. Quindi credo che sia questa una formula un po' diversa e nuova anche per noi, ma è giusto anche qualche volta rinnovarci, no? Certo, assolutamente. Fare delle cose nuove per dare la possibilità. Importante, se posso appunto ancora chiudere un argomento importante, le iscrizioni. Allora, come sarà la tassa di iscrizione? Anche qui massima flessibilità con il nostro trofeo. Ci sarà la possibilità di iscriversi a tutto alle 6 gare del trofeo con 1.500 euro più IVA, e in questo caso daremo anche 2 tute ufficiali Renault Sport all'equipaggio. Quindi questa è una cosa riconfermata.
un'ulteriore possibilità di iscriversi a tutte le sei gare del trofeo con 600 euro, e quindi qui non ci sono le due punti ufficiali. E il cavallo forse vincente dei nostri trofei degli ultimi anni è sempre, quindi riconfermata l'iscrizione gara per gara, e anche qui sarà di 200 euro solamente, e il pilota potrà comporre al montepremi di ogni singola gara che lui parteciperà. Ricordando però, è anche giusto per chi inizierà il trofeo della prima gara, che dalla quarta gara calendario del trofeo, se uno si iscrive per la prima volta, concorrerà al montepremi della gara, ma sarà trasparente al fine della classifica per non creare problematiche e anche, diciamo, dare adito a fare qualcosa magari non corretto rispetto a dei piloti che hanno iniziato la prima gara. Ricordiamo però che anche in questo caso qua abbiamo pensato per la gara extra trofeo, quindi questa è una gara al di fuori, dove il pilota concorre al montepremi che ho citato prima, e il pilota si potrà iscrivere con solamente 150 euro. Questo credo che sia la massima flessibilità che potevamo fare in quest'anno. Benissimo, perfetto. Allora, da questo punto di vista, dal regolamento, abbiamo capito tutto. E senti, per quanto riguarda l'attrezzatura tecnica, siete vincolati a qualche marchio? Sì, viene riconfermato un partner ormai tecnico da diversi anni con Michelin, con le coperture Michelin, quindi quello sì. E abbiamo i nostri sponsor tecnici che sono Castrol, che è un sponsor principalmente di Renault Sport, e quindi questi sono i due diciamo, partner fondamentali. Sabelt anche per quanto riguarda il discorso delle tute ufficiali da gara. Queste sono, siamo come anche ormai in prassi dal 2008, quando Renault è ritornata con i trofei classici a livello italiano, avremo a disposizione del nostro trofeo un commissario tecnico dedicato per un discorso di verifiche di equità, che quello è fondamentale anche dopo con l'input di Renault Sport casa madre, che è sempre appunto dato questo input importante, e noi lo portiamo avanti serenamente in tutti gli anni. Bene, Guglielmo, senti, allora abbiamo esaurito la parte del trofeo. Parliamo un attimo della vettura. L'anno scorso, primo anno, come è andato il trofeo e soprattutto che riscontri avete avuto? Beh, allora, guardando l'anno, per me è andata bene, perché siamo riusciti a riformulare un calendario di un trofeo iniziando da agosto del Cioco, no? Per poi sempre proseguire altre 5 gare. Purtroppo non l'abbiamo fatta proprio per problemi di discorso ambientale, ma bene, mi fa piacere che i piloti che hanno corso con noi hanno sempre detto che la macchina è bella da guidare, piacevole. Ricordiamo anche un po' delle caratteristiche tecniche della vettura: è un 1330 turbo con 180 cavalli, cambio sequenziale Saab a 5 marce, con 300 Nm di coppia. Quindi all'interno della categoria che andrà appunto a cimentarsi, è sicuramente una macchina interessante e competitiva proprio anche contro i competitors. Benissimo. Senti, una domanda obbligatoria, perché quel marchio alle tue spalle ci ha fatto compagnia durante tutta l'intervista. Cosa ti ricordi, cosa ha significato questi trofei, questo Corriton Clio che hai alle tue spalle dal 2005, questi trofei Renault che tu e tuo fratello, con la tua azienda, avete promozionato in Italia? Beh, veramente c'è, cioè, i trofei Renault, anche perché questo ormai per me è un lavoro da 15 anni, 16 anni, ce l'abbiamo nel cuore, che io personalmente tutti i giorni sono qui in ufficio, in azienda, a pensare
scolitare, trovare sempre delle soluzioni nuove per ogni colonia. Quindi l'inverno anche per me, i mesi di novembre, dicembre, gennaio, sono veramente una cucina di idee per cercare di trovare qualche piccole soluzioni nuove che servono anche per includere i piloti nuovi, per cercare, come tutte le cose, devo fare anche gli iscritti. Quindi ritorniamo dalla vecchia a Clio ne 3, il Cori con Clio 2003, proprio quella nata, ad oggi sono passati ormai quasi 20 anni, però andiamo avanti, quindi questa credo che sia una filosofia di vita importante in generale. Senti, ti ricordi qualche nome di piloti che oggi leggiamo nella prima parte della classifica delle gare importanti che sono passate ai tuoi trofei? Beh, guarda, io ho analizzato, intanto vi do dei dati, come banca dati di piloti, da inizio trofei, ultimamente ho fatto un aggiornamento di file, siamo attorno ai 1400. Non sono pochi, credo, perché siamo arrivati, mi ricordo, se non vado errato, nell'anno 2010, che siamo riusciti ad avere 225 iscritti nei vari trofei Renault. Ma posso citare alcuni, però ecco, non vorrei non menzionare qualcuno, però quello che mi viene in mente è stato quella volta, se non vado errato, ti ricordi, il primo anno di campionato italiano junior 2010 con Stefano Albertini. Quindi da Stefano Albertini a Nocita, a Campanelli, a Vescovi, a Bizzarri, a Gasperetti, a Ferrarotti, ma ecco, le persone che... male o anche Pugnole passato a te? Andrea Pugnola, certo. Io credo, i piloti, ecco, che forse posso menzionare che non sono stati iscritti, Paolo Andreucci, Gian Domenico Basso, perché Umberto Scandola ha corso anche con noi, come Simone Campedelli, nei vari trofei anche negli anni scorsi. No, lui... siamo certi, quest'anno poi c'è tanta carne al fuoco, per cui... di trofei, di montepremi, di tutto. I primi elenchi iscritti infatti non smentiscono, no? Questa buona annata, non vorrei dirlo certamente perché non è una buona annata, però i primi numeri sono confortanti, insomma, dovuti anche al format delle gare, sicuramente più ristretto, ma insomma, che ha portato sicuramente più iscritti. Hai ragione, ho visto proprio le prime gare di questi mesi qua, hanno fatto veramente un gran numero di iscritti, e anche quelle che si svolgeranno in questi weekend, mi sembra veramente, quindi è un buon auspicio per una buona stagione, questo ce lo vogliamo tutti, ok? Bene, se non hai altro da dire sul trofeo Renault Clio Trophy, ti salutiamo e ci vediamo al ciocco. Ci diamo appuntamento a tutti gli appassionati e i piloti appassionati, qui purtroppo ricordiamo che forse loro dovranno vederlo tramite televisione, certo, streaming o tutti i canali media, e noi, a detto di a voi, dovremmo essere presenti per far da supporto a tutti i piloti. Grazie Claudio della disponibilità. Grazie a te. A presto.